la mattina vi fanno gli affreschi per mezzogiorno e al pomeriggio arrivano quelli della sera direttamente dai coltivatori. Questa è proprio la varia qualità con le varie grandezze. Noi da qui li selezioniamo e teniamo i più grossi, li teniamo per fare porzione, mentre i più piccoli, i rotti, i spezzati, li utilizziamo per fare i risotti, i ripieni, le punte degli antipasti e tutte le varie lavorazioni. L'asparago viene pelato completamente, tranne gli ultimi 2 centimetri che servono per il sapore. Gli ultimi 2 centimetri? Gli ultimi della punta vengono lasciati ricoperti, perché comunque non è fastidioso il filamento. Dopo averli puliti, vengono sciacquati in abbondante acqua, legati e messi dentro le apposite pentole, che sono questi bagnomaria, delle pentole strette ma alte, in cui vengono fatti cuocere. E dopo si può passare a qualsiasi altra preparazione. È fondamentale negli asparagi che l'asparago sia freschissimo, perché l'asparago bianco soffre le ore. Praticamente ogni ora che passa aumenta la tonalità di amaro. Quindi per avere un asparago perfetto, un asparago appena colto, pulito, pelato al momento, lavato e messo subito a cuocere. Per questo che noi abbiamo la raccolta del mattino e del pomeriggio. La mattina viene usata nel mezzogiorno, mentre il pomeriggio viene usato per la sera. Noi gli asparagi bianchi li prendiamo dai produttori di Cantello, che sono il Giovanni Bai e l'azienda Bianchi, che ci forniscono quasi tutta la loro produzione. Dopo averli pelati, passiamo a tagliare la parte finale, che comunque rimarrebbe dura. L'asparago si taglia dove entra il coltello. Dove entra il coltello vuol dire che va tagliato l'asparago. Togliere quel fondo serve Allora, il fondo viene tolto per un motivo molto semplice, in quanto essendo la parte più dura, legnosa, non viene mangiata. L'asparago, comunque la clientela dell'asparago negli ultimi anni è cambiata. Una volta c'era il vero amante dell'asparago che lo mangiava tutto. Adesso l'asparago, essendocene molto di più, la gente è abituata a mangiare solo la punta, però quando l'asparago è fresco si può mangiare tutto. E soprattutto la freschezza degli asparagi lo si vede dal gambo, che il gambo è vivo, non è secco e niente, e soprattutto toccandolo, che non è elastico, non è morbido, ma è proprio come se fosse un ramo di un albero vivo. Adesso li laviamo. Dopo lavati li leghiamo. Allora, dopo averli lavati e risciacquato bene le punte, si è pronti per legarli. Gli asparagi vengono messi tutti allo stesso livello con le punte, dopo con uno spago da cucina si effettua a legarli. Si fa un nodo alto appena sopra le punte, si fa un giro, un altro giro in basso ed è a posto. E l'asparago viene legato. Mi sembra di capire che non bisogna aver paura di tirare. Bisogna stare attenti. Allora, bisogna fondamentale usare uno spago largo, non uno spago fine, perché altrimenti l'asparago verrebbe decapitato. E l'importante comunque è avere una legatura fissa, salda, perché sennò durante la cottura andrebbe ad aprirsi dentro la pentola, compromettendo. L'asparago fatto così viene messo nella pentola e viene ricoperto d'acqua fino all'altezza della corda e salato con sale grosso. Viene messo il sale sulle punte, messa l'acqua e poi lo si fa bollire coperto. Quindi è fondamentale che la pentola sia più grande dell'asparago, evidentemente. Sì, è fondamentale. A casa bisognerebbe... La cosa importante è che la punta non sia mai sommersa dall'acqua, perché porterebbe a perdere il sapore e a spaccarsi. E poi si rompe, sì. Adesso lo riempiamo d'acqua e lo mettiamo a cuocere. Allora, questa è la quantità d'acqua giusta, abbiamo messo il sale e lo mettiamo a cuocere. Lo si mette a cuocere su un fuoco adatto per la pentola e coperto. Quando l'acqua deve essere sempre fredda, perché almeno il vegetale trattiene tutte le sue proprietà,
dal momento che bolle 5 minuti ed è pronto. L'asparago è cotto, la cottura dell'asparago si capisce toccando la punta che rimane morbida. Noi utilizziamo una tecnica professionale ma molto comoda per noi per tirare sugli asparagi. Con una forchetta li giriamo, li lasciamo scolare un secondo, li mettiamo sul piatto, vengono tagliate le corde, vengono sfilate, l'asparago viene aperto, viene riscolato per non lasciare dell'acqua nel piatto e poi viene servito con salse, uova, a seconda della preferenza del cliente.